spalle aperte, le gambe unite. Ok, il bacino spinto fuori, non fuori, se all'interno del braccio. Piega le gambe leggermente, ecco, le gambe dovranno essere tutte e due piegate e lascia la morbida spinta indietro, in questa maniera, col bacino in mano. Chiaramente tutte e due, ora io prendo una cosa. Sentirai, ok, dentro e fuori. E mantieni questa posizione. La verticale di sì. E poi a un certo momento ci si trova così, con le braccia incrociate e le gambe piegate, con le braccia, bravo, perfetto, alla grande. Quando vedi questo, apri le braccia. Aspetta, ho il gomito piegato, così. Ah, eh? Arriverà Biagio, perciò guarda in macchina, sorridi, saluta, guarda tutto intorno, si farà tutta una serie di il volo così, finché a un certo momento tu vedi questo. Quando vedi ciao ciao, metti la, metti la lingua in bocca e chiudi la bocca. E se ti stai muovendo ti fermi così, con le braccia come su questa mano. Io ti vedo la mano che c'è qua, tu ti sentirai pesante, lasciati andare. Da quel momento ti puoi legare fino a questo braccio. E normalmente appena aperto il paracadute ti verrà naturale di te di Tutto il giorno è così, ce l'ha steccato lì. Mi lo strizza troppo, eh? Troppo non mi lavora ma più. Ma perché c'è? Scusa, ho attaccato anch'io. Ciao Pippe, vado via anch'io, vado via. Vai a dare una mano a spingere. Oh, gliel'ho detto che non si deve abituare a uomini in ginocchio davanti a lei, eh. Ma perché che stasera... Allora, no, ma lui... Sempre le stesse battute. Il bombo. Ma no, poi siccome c'è già stata patate l'anno scorso. Sì. Dai, l'ho convinto, siamo, eh. Avanti. Skydive! Yo! Copione! Sei un copione! Per la prossima.
A posto. Grande.